Al Romeo Neri si affrontano le due grandi delusioni di questo torneo, Rimini e Prato, che ancora sperano in un posto nei playoff. Mastro Nicola gioca la carta dell'under tra i pali, dove torna a distanza di tempo in classe 2000 Adorni. In avanti viene schierato Vutai, fiducia anche a Casolla, Ambrosini siede in panchina. Il Prato di Aldo Fericano, ex difensore, ricordiamo, di Cagliari e Fiorentina, si affida all'esperienza guidata in campo dall'ex Serie A Ciccio Tavano. All'andata la gara finì 2-1 per i toscani. Arbitra in match il signor Virgilio di Agrigento, coadiuvato da Salviato di Castelfranco Veneto e Marchesin di Rovigo. La partita, la privazione scatta dopo un minuto e mezzo, quando Quattara tenta la solo personale, ma il tiro termina al lato. Il Rimini replica da calcio piazzato, Casolla scalda i guantoni così a Piretro. Il Prato non vuole essere da meno, sempre da calcio piazzato si presenta lo specialista Tomi, che chiama la ribattuta ad Adorni. I minuti passano, le azioni si contano sulle dita di una mano e occorre aspettare la mezz'ora per vedere questo timido tentativo di Quattara terminato al lato. Il Rimini si rende nuovamente pericoloso, dall'angolo di Ricciardi nasce una mischia in area di rigore, Vutai non trova la deviazione vincente sotto misura, poi Virgilio di Agrigento fischia un fallo avvenuto in area. Sanaz sul lato versante impegna Adorni, il portiere riesce a respingere la conclusione del numero 7. A 45esimo scatta l'ingenuità di Canalicchio, che si lascia scappare il bravo Quattara, provocando l'espulsione del difensore biancorossi in maglia numero 29. Rimini dunque in 10 uomini. Il finale di tempo regala questa punizione di Tomi con pronta risposta di Adorni, con il portiere chiamato nuovamente all'intervento sulla conclusione di Tavano. Squadre a riposo sullo 0-0. Nella ripresa Tomi pesca Tavano, l'attaccante non inquadra lo specchio della porta. Simoncelli invece dall'altra parte chiama direttamente a calcio piazzato all'intervento Piretro. Il Prato insiste quando Sanat scodella per Calamai. Il vantaggio sembra cosa fatta, invece l'ex Rimini spreca così. Ma è un monologo toscano e Carli a far guidare a gol la squadra di Fericano, ma il tentativo va a vuoto. Arriva il Prato alla porta nuovamente con il doppio tentativo questa volta di Carli e infine di Minardi, altro neo entrato. Ma i biancorossi riescono a tenere il risultato fermo sullo 0-0. Nel finale il salvataggio di Gomis vale quanto un gol, bravissimo in questo caso il numero 14 in maglia biancorossa, ma al 91esimo il Prato trova e gode i tre punti. Un gran gol quello di Ciccio Tavano, che il Romagna aveva già colpito a Cattolica, l'assist di Sanà, la prodezza è tutta per il numero 10 toscano. Complimenti davvero. In chiusura l'ultima occasione ancora per Sanat, ma la palla si alza sopra la traversa della porta difesa da Adorni. Termina qui una gara condizionata sicuramente dall'espulsione di Canalicchio per quanto riguarda il Rimini. Il Prato confeziona tre punti importanti per cercare di salvare il salvabile, una stagione avara di emozioni.